Vediamo il metodo previsionale per stabilire una prospettiva strategica partendo dagli schemi di prezzo. Gli schemi di prezzo sono dei punti di riferimento molto importanti che utilizziamo sia a scopo strategico che a scopo operativo. A scopo strategico servono per stabilire una prospettiva, a scopo operativo servono per avere un punto di riferimento all'interno del quale porre un setup. Un'opportunità di trading su un time frame operativo ha valore in base al contesto strategico all'interno del quale si trova. Uno schema di prezzo preso direttamente su un time frame operativo senza valutare quello che è il contesto che c'è attorno non ha alcun valore, ok? Mentre invece se io vado a stabilire un valore attraverso il contesto strategico e e in base a quel valore definisco poi un punto di riferimento all'interno del quale fare un setup, allora a quel punto utilizzo due schemi, uno schema a scopo strategico, uno schema a scopo operativo e in questo modo sono in grado di sfruttare un margine previsionale, che ha una prospettiva strategica di una certa ampiezza. Quindi gli schemi di prezzo senza un'analisi strategica più ampia non hanno alcun valore. Poiché gli schemi indicano dei comportamenti, se noi rileviamo un comportamento su un time frame ridotto, analizziamo anche una base dati ridotta. Quella base dati tende a reagire in base al time frame. Quindi se io vado a rilevare, per esempio, un Rossuk sul time frame a 5 minuti, devo aspettarmi una reazione pari ai prossimi 5-10 minuti, perché è in base al time frame. Se io studio lo schema di prezzo invece sul time frame settimanale, mi aspetterò una reazione pari alla prossima settimana, magari pari alle prossime due o tre settimane, perché la reazione dello schema è proporzionata al time frame, quindi è proporzionata in base alla base dati che andiamo a analizzare. Più è ampio il comportamento, più la reazione è ampia nel tempo. Vediamo quindi due schemi di prezzo, le congestioni e i Rossuk e le varie combinazioni che possiamo sfruttare per definire una prospettiva e per avere un punto di riferimento all'interno del quale è possibile porre un setup. Vediamo quindi due schemi di prezzo, le congestioni e i Rossuk, per stabilire dei punti di riferimento per fare il setup e per stabilire delle prospettive strategiche favorevoli. Vediamo allora 5 combinazioni di schemi. Cinque combinazioni utili per definire una prospettiva e per avere dei punti di riferimento all'interno del quale porre un setup. Quello che spiego non può essere impiegato direttamente per fare trading, però è un punto di riferimento che si può utilizzare per scrivere poi un piano di trading basato su questi contesti. Ogni contesto ha un potenziale quindi andiamo a ragionare su quello che è il potenziale. Che è possibile sfruttare in base a questo potenziale poi si scrive il piano di trading vedremo poi in un'altra occasione come da questi schemi scaturiscono una serie di reazioni e come è utile studiare quelle reazioni per poter definire le gestioni mirate in base a quello che quello che è in grado di produrre lo schema ogni schema quindi produce un ventaglio di reazioni alcune di queste reazioni sono pienamente favorevoli altre sono pienamente sfavorevoli altre in base alla gestione che andiamo a attuare siamo in grado di sfruttarne il potenziale oppure eh, oppure no vediamo il, la prima combinazione allora una congestione più ampia diciamo 5 10 barre settimanali e il comportamento che ne deriva vediamo allora in un mercato in trend possiamo avere una congestione settimanale di molte barre, ok? Adesso ho disegnato diverse barre. Le andiamo anche un attimo a contare. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Nell'esempio io ho messo C da 5 a 10 barre quindi da 5 a 10 barre e oltre, ok, più è ampia la congestione. Più la prospettiva tende ad essere ampia nel tempo. Però una congestione così ampia pone diciamo, dei vantaggi e delle problematiche. Il vantaggio che ne deriva è che la prospettiva tende ad essere ampia nel tempo, mentre le problematiche che ne derivano è che uno schema così ampio tende a produrre tante false rotture. Come abbiamo visto nel corso di altri video, le false rotture. Ci sono utili per determinare l'importanza del nostro livello, il nostro livello di confine, quindi è il punto oltre il quale noi valutiamo la presenza di liquidità al supporto. C'è cioè anche il metodo che ho pubblicato su questo. Bene, questo è un time frame settimanale, ok. Da questo schema, quindi, scaturisce quella che è una prospettiva ampia. Possiamo decidere però di lavorare su uno schema più piccolo. Perché costituisce un'opportunità migliore e più semplice, un'opportunità anche più semplice, ci consente di lavorare con un rischio più basso. Quindi è utile, per esempio, valutare una congestione così ampia? Sì, dalla congestione così ampia andiamo a valutare una congestione più piccola. Questo è un time frame settimanale, tante barre settimanali. Da uno schema di questo tipo. Se nasce uno schema più piccolo, quindi da due o più barre settimanali, diciamo due o tre barre settimanali, sono una congestione giornaliera di oltre 10 barre, che è un tipo di congestione perfetta per operare, perché fornisce uno schema che reagisce velocemente. In questo caso, Ah, reagisce velocemente rispetto a quello che è uno schema così ampio e fornisce una prospettiva strategica di medio e lungo termine uno schema di questo tipo è in grado di produrre una tendenza nel corso della settimana queste sono sempre barre settimanali e oltre la settimana quindi un'altra barra e magari anche un'altra barrettina perché i segmenti di trend sono cioè coppia come l'euro dollaro ma comunque lavorano con due o tre barre la stragrande maggioranza delle volte. Okay? Quindi uno schema che ha questo tipo di conformazione offre questo genere di prospettiva. Allora, le, le, questo è la prima, il primo incrocio diciamo, di schemi che possiamo utilizzare per definire una prospettiva. Quando troviamo uno schema di questo tipo, sappiamo che possiamo sfruttare questo genere di prospettiva. Okay? La stessa cosa vale per uno schema così ampio che produce un rossuc. Questo è il secondo esempio, adesso lo vediamo. Vediamo allora il secondo esempio che prevede uno schema di prezzo così ampio, quindi una congestione ampia, e un rossuc giornaliero. Mentre prima il contesto era favorevole per trovare sul giornaliero una congestione di oltre 10 barre che consente un lavoro eh, più pulito, un, uno schema che produce poche false rotture, no? e offre una continuazione anche in un tempo più breve, tutto questo. Il Rossuk produce una reazione ancora più veloce, quindi cosa andiamo a ricercare? Andiamo a ricercare una barra settimanale chiusa, una volta che chiude la nuova barra deve produrre prese di profitto ridotte, una barra ed un'altra, in questo modo noi sul giornaliero abbiamo questo genere di formazione, un Rossuk giornaliero che offre un potenziale, e il potenziale viene stabilito in base al contesto, quindi in questo caso noi vediamo sul settimanale questo, durante lo sviluppo della tendenza, sappiamo che in questo punto si sviluppa un Rossuk giornaliero. Ok? Quindi siamo stati in grado di trovare un Rossuk con determinate caratteristiche strategiche, sappiamo che è uno schema che tende ad agire velocemente e in questo contesto ha una prospettiva di medio. E di lungo termine, ok? Quindi i rossucchi producono sempre una prospettiva di medio e lungo termine? No, ok? Ma in questo contesto sì. Vediamo allora il terzo esempio, il terzo incrocio che possiamo utilizzare, la terza combinazione di schemi per definire una prospettiva. Vediamo allora la terza combinazione, come sfruttare una, una congestione di oltre 10 barre che andiamo a ricercare in un contesto specifico. Allora, le congestioni di oltre 10 barre giornaliere sono tutte uguali? No. Come capitava per il Rossuc, che non sono tutti uguali Rossuc, lo stesso vale per le congestioni. Quindi andiamo a ricercare un determinato tipo di congestione che si trova in questo tipo di contesto. Quindi, qui abbiamo sempre il settimanale. Che ci indica la prospettiva. Abbiamo un trend, alla fine del segmento di trend si sviluppa quella che è la congestione, stabiliamo sempre quello che è il livello di confine. Noi sul settimanale vediamo questo, ok? Ci impegniamo a misurare le prese di profitto rispetto a tutto il segmento di trend, in presenza di prese di profitto ridotte. Questo genere di contesto produce sul giornaliero una congestione di oltre 10 barre giornaliere. Nel momento in cui il mercato chiude, quindi oltre a questo punto indica la presenza di liquidità a supporto, già come una prima barra giornaliera, da qui in poi si produce la maggior parte delle volte una prospettiva di medio e lungo termine. La prospettiva viene data dal contesto, ok? Quindi se io voglio trovare con gestione giornaliera di oltre 10 barre che hanno una prospettiva di medio e di lungo termine, le vado a ricercare in questo contesto. Aspetto, dopo lo sviluppo di un segmento di trend, 2-3-4 tre, barre settimanali laterali. Nel momento in cui si chiude il mercato oltre il livello di confine, già con una, una barra giornaliera, in questo modo rilevo la, la presenza di liquidità a supporto. Questo mi consente di sfruttare. Un potenziale di medio e lungo termine. Se vado a ricercare sul mercato tutte le congestioni giornalieri di oltre 10 bar, ne trovo tantissime, ma non tutte sono questa congestione. Questa congestione ha un potenziale, altre magari hanno altri potenziali oppure non ne hanno proprio. Ecco. Però quando scriviamo un piano di trading ci concentriamo su qualcosa di molto specifico, in questo modo siamo in grado di misurare l'efficacia del nostro piano rispetto a un contesto ben definito e questo ci consente di fare un lavoro strutturato. Vediamo ancora un'altra combinazione, altre due combinazioni basate sullo suc settimanale. Fino adesso noi abbiamo visto una combinazione. Due combinazioni basate sulle congestioni molto ampie, una combinazione basata su una congestione più piccola e adesso vediamo delle combinazioni basate su Rossuk settimanali. Il Rossuk è uno schema che ha la caratteristica di reagire velocemente, quindi entro la quarta barra come spiegaggio Rosso, tende a reagire se non viene invalidato. Quando reagisce e produce una tendenza, quindi velocemente siamo in grado di sfruttarne il potenziale e quindi, anche da un punto di vista strategico, tutto questo ha la sua importanza. Vediamo un momento. Vediamo allora un rossuc settimanale e il potenziale che ne deriva. Bene, questo è un rossuc. Questo è il settimanale, time frame settimanale, ok? Bene, noi sappiamo che da questo rossuc posso, posso trarre due schemi operativi che hanno un potenziale uno schema lo vado a rilevare all'interno della formazione in questo punto perché ho due o più barre settimanali quindi vado a trovarmi la mia congestione in questo caso mi aspetto oltre il livello di confine una reazione sempre di medio e di lungo termine ok inoltre da questo punto qui, poiché tutti i contesti che producono una prima barra di trend oltre a un contesto strategico, forniscono quel potenziale che ci serve per trovare dei rossuc favorevoli, In presenza quindi di prese di profitto ridotte in questo punto qui, tra la prima e la seconda barra, la prima di un segmento di trend, posso sfruttare quello che è un rossuc che ha un potenziale di medio e lungo termine. ok? Qui la prospettiva che scaturisce da questo genere di congestione è ancora più ampia perché posso sfruttare quindi il medio, il lungo termine e un'altra barra oltre la settimana, quindi un lungo termine un po' più ampio. Okay? Tutte le congestioni, come dicevo, giornaliere sono tutte uguali, no, come lo stesso vale per i rossuc, noi in questo modo, con queste combinazioni, siamo in grado di trovare dei, dei, delle congestioni o dei rossuc che hanno un potenziale. Sulla base di questo scriviamo un piano di trading e ci impegniamo poi a misurare l'efficacia di questi schemi e di queste combinazioni mettendone in pratica quella che è una gestione. Bene, spero sia tutto chiaro. Qualora ci fosse necessità di fare domande, potete scrivermi nel blog. Ciao a tutti, a presto.